Certo che non è colpa del bambino che nasce da genitori cinesi o cingalesi o di che cosa se non è italiano. Ma pensiamo una cosa, che uno regolare. E questo è uno regolare, benissimo, tutto quello che è stato introdotto in questa legge. Però noi abbiamo fatto un ragionamento e la facciamo noi come Lega, quindi pensate un po', che la cittadinanza, che sia una cittadinanza italiana, cittadinanza lombarda, cittadinanza svedese, cittadinanza di quello che volete, è una cosa importante. È una cosa importante. E okay, scegliere di diventare cittadino di uno Stato è una cosa importante. Ed è una scelta. Se ci fosse, se in futuro il nipote del mio nipote e il mio nipote dovesse avere la fortuna, dovesse avere la fortuna di averlo, spero per lui che la possa scegliere. Basta pure in Molise, siete venuti, che volete da me? Siete venuti pure in Molise, sono quindi sono scesi al sud. Dire, nella vita ci si evolve. E quindi penso che comunque sia una cosa importante. E il fatto che ci sia, il fatto di dover scegliere, di poter scegliere, non puoi sceglierlo a 12 anni. Lo devi scegliere nel momento in cui compi 18 anni, perché per lo Stato italiano sei capace di intendere, di volere. Cioè, lo devi scegliere tu. Certo, non lo devono scegliere i tuoi genitori. Non è un bambino di 12 anni che va a scuola e dice voglio fare l'italiano. Ma cosa stiamo scherzando? Voglio fare la lezione. Ma io penso che il bambino in verità non si chieda se vuole o non vuole fare l'italiano. Io penso che il bambino sia italiano. Perfetto, si sente italiano. E quando arriverà a 18 anni... Non che si senta, che lo sia. Che lo sia. E quando arriverà a 18 anni... Sta qui, gioca con mia figlia, va a scuola insieme a mia figlia. Secondo me... Gli stessi tic, parla lo stesso dialetto. Di studi, di tradizioni, di costumi, in modo da poter arrivare e a 18 anni avere la maggiore età e la consapevolezza di dire piano, sono italiano, voglio essere cinese. Centinaio.